È proseguito da Licata ieri mattina il tour in Sicilia del ministro e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. La visita del ministro degli Esteri è stata programmata nel comune di Licata, duramente colpito dal maltempo della scorsa settimana, per sabato mattina, ma è slittata di 24 ore per l'incontro a Roma che Di Maio ha avuto con Beppe Grillo. Giunto alle 9 in punto in Piazza Progresso, dove ha sede il municipio, il ministro, accompagnato da Giancarlo Cancelleri e dall'ex sindaco della città di Licata, Angelo Cambiano, che fa parte del suo staff, è salito al primo piano del Palazzo Municipale per incontrare il sindaco Giuseppe Galanti e i consiglieri comunali. Quello che purtroppo sta vivendo Licata, avete tutta la mia solidarietà, l'hanno vissuto altri comuni siciliani dal 25 ottobre a qui e succede ormai da anni in questa parte dell'anno. È una parte dell'anno in cui sia dallo Stato centrale che dalla regione siciliana si stanziano milioni di euro per emergenze legate ai danni del maltempo. Un maltempo che non è che si stia abbattendo sempre nelle stesse forme, mareggiate, allagamenti, bombe d'acqua, che peggiorano sempre di più di anno in anno. Sono fenomeni atmosferici che si trasformano, che cambiano e peggiorano. E non è possibile che comuni come questo, ma come tanti altri del nostro martoriato sud, possano affrontare le sfide di progettazione, messa in sicurezza, riqualificazione, rifacimento con strutture tecniche comunali che sono veramente di pochissime unità. Il vice ministro Giancarlo Cancelleri ha annunciato che il governo ha proposto al comune di Licata, all'ANAS e alla regione Sicilia la sottoscrizione di un protocollo d'intesa in base al quale l'ANAS interverrebbe nella qualità di ente progettuale appaltante per la realizzazione delle opere di risanamento del dissesto idrogeologico per la messa in sicurezza del territorio comunale, opera per la quale sin dal 2016 giace un apposito finanziamento di 30 milioni di euro già regolarmente deliberato dal governo regionale. La massima collaborazione da parte del governo nazionale per poter mettere a disposizione del comune di Licata e della regione siciliana la struttura dell'ANAS, la struttura dello Stato, per poter intervenire in maniera rapida e in maniera veloce attraverso un protocollo d'intesa. Noi abbiamo come governo, come ANAS, già firmato, il comune di Licata lo ha apprezzato ed è pronto a firmarlo, manca la regione siciliana e spero che il presidente Musumeci possa apprezzare e soprattutto fare sinergia per dare alla città di Licata le giuste risposte che mancano da troppo tempo. Perché non erano stati spesi questi soldi? E questa è una bella domanda, dovreste credo farla a questo governo e anche al governo precedente, perché è dal 2016 che sono chiusi in un cassetto del Dipartimento dell'Ambiente e chiaramente qualcuno se ne ha Il Comune aveva dimenticato. fatto la sua parte con i progetti esecutivi? Questo non lo so e non credo, però oggi dico, al di là delle polemiche, credo che siano, poi rimangano stucchevoli. Io penso che sia giusto anche andare avanti rispetto a quella che è la situazione. Dobbiamo intervenire subito affinché non si ripeta fra 3 anni che qualcuno poi venga a dire rifacciamo un protocollo d'intesa, ci sono 30 milioni di euro di nuovo in un cassetto. Alle 10:15 il ministro Di Maio ha lasciato il municipio di Licata, diretto a Gran Michele e a Cireale, nel Catanese, dove ad attenderlo c'erano cittadini e attivisti del Movimento 5 Stelle che ha incontrato in 2 eventi pubblici. Poi ha fatto le ultime 2 tappe, entrambe in provincia di Enna, a Leonforte, un sopralluogo in una zona danneggiata dalle alluvioni, mentre in serata ha incontrato simpatizzanti e cittadini a Val Guarnera Caro Pepe, dove si è concluso il tour siciliano del ministro degli Esteri.